ringrazio di questo invito in un momento del nostro paese in cui la coscienza mi pare che è un oggetto introvabile, quindi mi pare importante che ci sia qualche luogo invece che pone al centro la ricerca di un'umanità perduta, perché noi viviamo in una società che è molto incattivita. Cioè, alcuni sentimenti giustificati, che sono per esempio il sentimento della paura, molte persone, molti anziani possono anche avere paura. Il problema è che questa paura è stata molto strumentalizzata, molto rinfocolata, per cui noi abbiamo avuto degli imprenditori della paura che a scopi personali hanno alimentato un clima che ha portato a distruggere quelle possibilità anche di solidarietà, di comprensione anche verso fenomeni sociali difficili. Pensiamo all'immigrazione o a tante altre questioni che però rendono il nostro paese e anche molti altri paesi dell'Europa chiusi su se stessi a difendere egoisticamente il proprio territorio, i propri beni, tutto è riassunto in quella frase che è di una volgarità straordinaria: essere padroni a casa propria, come se la terra non fosse di tutti o di Dio per chi ci crede, ma invece fosse qualcosa di una dimensione da amministrare patrimonialmente. Scusate la digressione, ma sono stato spinto perché ho sentito nomi, appunto qui siamo in un centro intitolato a Balducci, ho sentito il nome di Don Milani, forse Cardinal Martini è un nome importante per le questioni di cui trattiamo questa sera. Perché quando nel 1990 ci fu una stretta alla legge Gozzini, che è la legge che vuole, propugna il reinserimento sociale con le misure alternative dei detenuti, il Cardinal Martini scese in campo per difendere la legge Gozzini, un cardinale a difendere una legge dello Stato. Ma c'è anche qui, non possiamo dimenticare, un'altra figura straordinaria che io ho avuto la fortuna di conoscere a Milano, quella di padre Turoldo. Padre Davide frequentava il carcere, insieme a tante altre persone, sono state ricordate Don Ciotti e poi Don Carlo, tanti, e hanno frequentato il carcere negli anni duri, in cui il carcere era un luogo in cui vi era anche la presenza dei protagonisti di quella stagione terribile del terrorismo, della lotta armata. Eppure queste grandi figure frequentavano il carcere perché capivano che occorreva non aprire ancora di più le ferite, ma cercare di ricomporle. Sono lezioni straordinarie, credo, che purtroppo nella memoria collettiva si dimenticano. Si dimenticano i nomi, le storie. Ecco, e a me piace questa idea di raccontare le storie anche degli ultimi, appunto. Padre Davide parlava degli ultimi, ecco, anche le storie di questi ragazzi che sono gli ultimi
sono importanti perché testimoniano che non sono numeri. Ecco, noi invece nel carcere con 68.000 detenuti abbiamo dei numeri. Non è più un luogo in cui ci sono uomini, donne, devo dire in carcere le donne sono poche, perché su 68.000 solo 3.000 sono donne. Questo meriterebbe una riflessione della ragione di questa differenza di genere così imponente, ma insomma uomini, donne, giovani, stranieri. E non c'è più l'individualità, si parla per categorie. Il carcere da chi è composto? Tossicodipendenti, stranieri, cioè nulla, non hanno un volto, sono categorie sociologiche e non invece persone con storie terribili alcune, difficili altre, e da cui anche capire perché sono lì, che cos'è accaduto, cosa accade. E questa è la difficoltà maggiore, perché il sovraffollamento diventa una categoria che non ci dice quasi nulla, ci dice solo che ci sono dei corpi ammassati. Dove ce ne potrebbero stare la metà, ce ne sta il doppio. E allora perché ce ne occupiamo? Certo, io ho questo incarico di garante dei diritti dei detenuti, sembra un paradosso, ma no, parlare di diritti di chi è in galera. Non so per quanti di voi è così chiaro che il detenuto abbia dei diritti. Molti possono pensare che invece se uno è in galera non ha diritti. E invece io penso, non solo io, che anche chi è in carcere ha dei diritti fondamentali, quelli della Costituzione, ha il diritto alla salute. Chi non ha perso i diritti civili ha il diritto di voto, che poi è difficile da esercitare in carcere, ma diritto, ha tutti i diritti di espressione della propria fede religiosa, il diritto di parola, di scrivere, di incontrare i familiari, cioè ci sono diritti sanciti dalla Costituzione, dagli organismi internazionali, ha il diritto alla vita. E quando si parla del suicidio vuol dire che il diritto alla vita è invece leso. E allora questo mondo del carcere ci si può occupare per molti motivi, perché si è sensibili a una condizione umana molto difficile. Io penso che il carcere, occuparsi del carcere sia anche importante, qui mi fermo, perché ci chiarisce il funzionamento della giustizia. Perché dall'esame delle persone che sono in carcere noi capiamo come funziona o non funziona la giustizia in Italia. E la giustizia vista dal carcere si dimostra una giustizia che una volta si sarebbe detta giustizia di classe. Oggi possiamo dire che è una giustizia etnica, generazionale, una giustizia che va a colpire i poveri, una giustizia che colpisce le persone più fragili, deboli come i tossicodipendenti. E quindi capire che quando c'è una classe politica che parla di crisi della giustizia, in realtà parla di tutt'altro. Non parla di questo cattivo funzionamento della giustizia, ma in realtà vuole una giustizia del privilegio. E infatti tutte le norme che sono approvate da questo governo e da questa maggioranza da anni sono fatte in modo da penalizzare
i soggetti più deboli, e quindi si fanno le norme per dire chi è recidivo, cioè chi ha compiuto uno stesso reato più volte, e tipicamente questi sono per esempio i tossicodipendenti, bene, questi non hanno diritto alle misure alternative, quindi sono in carcere senza speranza, e anzi gli si dà l'aggravamento delle pene, e invece si dice noi facciamo delle misure di privilegio per chi è incensurato. Ecco, quindi, vedete l'ombra di Previti? Questo, no? Si è fatta la legge Cirielli per salvare una persona e dannare decine di migliaia di altre persone, dicendo ai cittadini noi vi difendiamo dagli scippatori, dai tossici che rubano, dagli zingari, in cambio salviamo un incensurato, un avvocato, per di più del cavaliere. E poi dobbiamo anche sempre fare altre norme per salvare altri incensurati che fanno, probabilmente compiono dei reati gravissimi per la collettività, ma gli imprenditori della paura hanno agito bene, perché hanno fatto sì che si sia insinuato nelle coscienze il fatto che è più grave uno scippo della strage di Capaci o di Via D'Amelio. Ecco, questo mi pare che è la cosa più orribile che si è creata in questi anni, e quindi allora, parlando di carcere, dobbiamo parlare di giustizia e di quello che può voler dire. Mi fermo.